Questo programma è presentato da Salumeria da Virginio, salumi di produzione propria da oltre 60 anni, a Stradella in via Battisti 58. Mago Car, carrelli elevatori, scaffalature industriali, logistica e servizi, a Borgo San Siro in via 2000 numero 7/bis. Fratelli Giovannelli, casalinghi, articoli da regalo, liste nozze. Siamo in via Nazionale 77 a Stradella, aperti anche la domenica mattina. Falegnameria Fortunati di Fortunati Giampiero, infissi in legno, PVC e alluminio. Porte, porte blindate, mobili, scale, ci trovi in frazione Casa Prestani a Lirio. Affiliato Tecnorete, studio giardini di Fabris Mauro, servizi immobiliari, ci trovi in Viale Allea 17 a Stradella. Azienda florivivaistica Mirko Truffa, realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e impianti per l'irrigazione. Chiamaci al 333 23 66 032. Fratelli Antoniotti Car Shop, autoricambi e accessori per auto e moto, in via Civarre 17 a Stradella. Mazzocchi gomme di Mazzocchi Antonio EC, manutenzione pneumatici e servizi per la tua auto, a Broni in strada Pavese 9. Vetreria Termovis, vetrate isolanti, specchi, cristalli per arredamento, vetri antisfondamento e blindati, via Sandro Pertini 29, Stradella. Bar Buffet Stazione, biglietteria Trenord, aperitivi, paninoteca, ricevitoria, in piazzale Matteotti 1 a Stradella. Civico 62 di Andrea Vecchietti, pavimenti, rivestimenti, parquet, arredo bagno, via Nazionale 62, Stradella. Ben ritrovati, secondo appuntamento di Dillo al Giro. Oggi siamo in un luogo veramente splendido, Montù Beccaria. Alle nostre spalle il suo fantastico castello, davanti a noi panorami incredibili, colline, vigne e soprattutto un gran profumo di vino che pervade l'aria. Ebbene, prima di lanciarci all'interno del nostro Dillo al Giro e quindi andare a conoscere tutti i protagonisti della giornata, permettetemi di dirvi qualche cosa sulla splendida Montù Beccaria. All'epoca longobarda, il territorio fu una pertinenza monastica dell'abbazia di San Colombano di Bobbio, fondata nel 614 dall'abate San Colombano, e Montù Beccaria appare ancora come Monte Acuto nel diploma del 1164, con cui l'imperatore Federico Barbarossa concesse la maggior parte dell'Oltrepò alla città di Pavia. Montù era dotato di un castello che fu distrutto nel 1216 dai Piacentini in lotta con i Pavesi, ma poi fu ricostruito. Verso la fine dello stesso secolo divenne dominio dei Beccaria, anzi una delle loro principali piazze strategiche. Nel 1412 il ramo di Pieve del Cairo dei Beccaria ne ricevette regolare infeudazione. Nel 1591, poi, questo ramo della casata si estinse con il conte Aureliano. Egli lasciò in eredità il castello ai padri Barnabiti, che per lungo tempo furono i maggiori proprietari terrieri del comune. Il feudo invece fu incamerato e venduto nel 1609 ai Salimbene, di cui passò ai Bellone nel 1665 e nel secolo successivo, il 1786, ai Martin, che lo tennero fino all'abolizione del feudalesimo nel 1797. Allora,
siamo con Ernestino Roveda, che qui a Montù è consigliere, mi rappresenta anche insomma l'istituzionalità del luogo. Volevo farvi complimenti perché l'avete veramente allestita molto bene, sarà un piacere anche per i corridori passare di qua, e anche piccole iniziative come queste, non buttarli in giro, questi giochi di parole che però ci fanno bene in qualche maniera, no? Anche in giorni come questi. No, davvero, comunque c'è una bella manifestazione oggi, una bella giornata. E volevo anche ringraziare chi ha organizzato tutto questo. Vero. E anche i cuochi della scuola alberghiera dell'Istituto Santa Chiara, che hanno fatto un risotto eccezionale. È vero, è vero. Domani poi lo assaggiamo anche noi, perché me ne sono fatto riservare poi prossima puntata, perché mica posso svelarvi tutto insieme. Comunque grazie, molto bene, complimenti a tutta Montù. Si vede che ci tenete a questo posto. Montù è un bel paese, bisognerebbe che la gente ritorni a vedere ancora. Venite, venite qua, venite, che vi aspetta, venite, venite. Grazie, ciao. Grazie a voi, ciao. Eccoci in compagnia di Miki del The House of Racing. Di dove siete? Di Pavia. Di Pavia. Allora, perché siamo qui? Perché loro tutte le mattine hanno una bellissima iniziativa che ci accompagnerà proprio fino all'ultima tappa. Ma raccontacela tu. Tutte le mattine ci troviamo in uno dei paesini toccati degli ultimi chilometri della tappa del Giro d'Italia con arrivo a Stradella il 27. Facciamo un e-bike tour in compagnia di qualche personaggio famoso nell'ambito della bici, portiamo in giro ospiti, gente che si vuole affacciare alla bici da adesso. Li portiamo con le bici elettriche su un percorso solamente di asfalto e vogliamo un'occasione per provarli. Invito aperto a tutti, naturalmente. Oh, che bello! Senti, allora, e-bike mi ispira tantissimo, anche perché l'idea di farmi assistere ogni tanto non mi dispiace. Direi, ci facciamo un giretto io e te e ce la riprendiamo live. Proviamo una, ne settiamo una insieme e andiamo a farci un giretto. Molto bene, andiamo on board. Allora, stiamo facendo una salita incredibile, quella che porta al castello, cioè guardate che prospettiva. È quasi verticale. E lo stiamo facendo senza nessuna fatica, cioè io sto riprendendo, mentre la bicicletta che ho settato sulla massima assistenza sta andando su da sola. Proprio il bello di queste bike, che riescono a far avvicinare persone magari un po' timorose all'idea di cimentarsi alla bicicletta per paura di non essere abbastanza allenate. Certo. Essere abbastanza sportive. Tu selezioni il tuo livello a seconda di quanta assistenza vuoi. Non è così chiaro che e-bike vuol dire zero fatica. Assolutamente no. Decidiamo noi quanto vogliamo faticare. Esatto, io che sono pigro ho trovato il mio mezzo di trasporto perfetto. Ma poi sono anche proprio belle. Cioè sono proprio belle, comode, belle. Sono belle, sono sempre più belle. Sembrano quasi delle moto ormai. Cioè stiamo facendo una salita verticale, no, no, per neanche il fiatone, ma niente, proprio bellissimo. Passeremo a un 12-13, eh? Ah, una bella pendenza, siamo arrivati 12. Fino in cima al castello, guardate che roba. Uè, allora, l'invito naturalmente è quello di provare questo tour perché ne vale assolutamente la pena, ma soprattutto anche questa esperienza. Tutte le mattine, da ormai vabbè, siamo in ballo da 2 giorni. Fino al giorno prima dell'arrivo della tappa. Fantastico. 26. Fantastico. Venite a provare perché ne vale davvero la pena. Grazie mille, Miki. Poi siamo tornati al castello. Siamo già arrivati al castello. Già che ci siamo, godiamoci ancora un po' di panorama, che ce frega. Con gli amici dell'Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia, a popolare anche loro la piazza, a raccontarci qualcosa insomma della storia. Mi dica un po' in due parole cosa ci volete raccontare. In due parole, noi siamo della sezione Stradella Oltrepò, dall'UNIR, e lo scopo
dell'associazione è quella di perpetuare la memoria dei nostri soldati che sono andati in Russia, siano essi caduti, dispersi oppure reduci. E quindi noi stiamo operando delle ricerche per ricostruire la storia di questi nostri soldati. Vi ringrazio, lei segretario si chiama? Mi chiamo Carlo Lupi. Molto bene Carlo, e a tutte le altre persone che sono qua con noi, molto molto bene, buona giornata. Grazie, buona giornata. Eccoci dentro l'enoteca comunale di Montù Beccaria con un mio caro amico che è il Carlo Aguzzi. Ciao. Grazie, ciao Lillo, ciao. Sommelier qua oggi naturalmente, non ci vediamo da un po', come stai? Bene, bene. Il Covid abbiamo passato a casa studiando e aggiornandoci, visto che dovevamo fare, e adesso siamo pronti a iniziare. Tutto in rosa, mi piace tantissimo, sì, Montù, sì, eh. L'avete sì, proprio sì, preparata sì, bene. Sì, sì, sì. Però giustamente non potevo non venire a trovarti. Ovviamente se passate di qui un giro dovete farvelo, guardate qui intorno che cosa c'è, perché tu mi hai preparato un abbinamento che sì, so già mi darà soddisfazioni. Adesso proveremo insieme, così vediamo se ho indovinato oppure no. Vai. Allora, l'abbinamento è il piatto è la chissola, che poi chissola. È chissola. Io sono pavese, magari dico anche male, qui sono tre po', allora la chiamo chissola, che è una focaccia con i ciccioli. Con i ciccioli? Con i ciccioli. È golosa, maiale, è golosa, golosa, bella, bella appetitosa. Però essendo una cosa che mi sembra anche un po' grassettina. Sì. Io ho pensato a abbinare un pino nero vinificato in rosa, perché l'occasione, il giro è rosa, quindi un pino nero in rosa, un po' frizzantino, che vada un po' a sgrassare il piatto e che soprattutto sia rosa, perché deve essere il giro, il nostro giro rosa. Che scaltro che sei sempre. No, con questi abbinamenti, chissà storie che avresti da raccontarmi. Guardalo che bello. Anche un bel colore, bel rosa corallo quasi si può dire. Bene. E quindi proviamo un pochettino questo assaggiamo, abbinamento. Assaggiamo. Sto in silenzio perché il maestro non si disturba. No, okay. Ci sono sempre i problemi, però vedo che comunque te la cavi anche in mascherina. Che meraviglia, che meraviglia. Senti, brindiamo Montù, cosa dici? Al Giro d'Italia, all'occasione di rivederci, a tutto, al nostro Tre Po. Cincine, eh? Se l'ha mai provocato, è motemagno. Che buona. Ti riempie la bocca. Bravi. Presento quattro cittadini qua di Montù, che non sono mica qui a menare il camperlaia. Come si chiama lei? Sergio. Mario. Alessio.
Ciao Franco. Remo. Remo, ciao. E tutti diremo, faremo, tutti ce l'hanno con Remo. Povero Remo. Faremo, ma, diremo. Ecco, ma Romolo dov'è? Diremo, Romolo è a Roma. Vabbè, ma voi di Giri d'Italia ne avrete visti per così? Ma qui a Montù un paio. Qui a Montù un paio. Ci sono passati di qua un paio. Qui è una bella occasione, no? Un eventone. Come si sta a Montù? Bene. Lei quanti anni ha? 35? Un po' di più, 80. È qui da tutta la vita? Sì. Vedi come ci si mantiene bene a Montù, poi il vino, questi vicoli se potessero parlare. Sì. Remo, te mi sa che ne sai qualcosa. Io ne ho 38 alla rovescio. Ma davvero? 38 alla rovescio. Ma io mi sa che vengo a invecchiare a Montù, mi sa che già mi vedo qua, io un mazzo di carte. Aspettiamo. Un bicchierino di rosso, ma chi ci ammazza noi? Ehi! No. Sono ancora con Bruno di Confagricoltura Pavia che oggi mi ha portato il re. Cosa abbiamo qui? Un altro delle nostre produzioni tipiche dell'Oltrepò Pavese, il salame. Ecco. Di solito è molto conosciuto il salame di Vasi, ma in tutto l'Oltrepò si fa un gran salame. Perché d'altronde qui è Oltrepò il salame. Ma guardate che fetta, perché questo è lo spessore della fetta di salame. Bravo, proprio. Il profumo anche nella mascherina riesco a sentirlo. Questa veramente è quintessenza di piacere da abbinarsi a... Beh, adesso fa caldo, è preferibile un vino bianco, un bel vino rosé, che inoltre può ce n'è di tutte le scelte, dal Pinot al Riesling, oppure un buon rosso. E siccome è comunque un prodotto derivante dal suino, è preferibile un vino frizzante. Quindi la Bonard dell'Oltrepò Pavese è l'ideale per bere insieme con il salame. Va bene, mi hai fatto venire fame e sete, direi di posare, di far merenda, che è anche ora. Grazie. Prego. Siamo con Luciana Rota, che è la responsabile comunicazione del consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese. Intanto ciao, è partita la masterclass anche oggi, e allora raccontaci che cosa stanno degustando i nostri ospiti. 7 degustazioni, 7 comuni, lo schema è Perle d'Oltrepò. Vogliamo raccontare il territorio attraverso l'identità, dall'antipasto al dolce, quindi sono 6 degustazioni, 6 bottiglie. Si parte in onore al Giro d'Italia con il Croisé, che è il metodo classico di OCG vinificato in rosa. E qui abbiamo Piccolo Bacco dei Quaroni, che è tra l'altro una cantina di questa zona. Li conosco bene, ecco. Io, sì. Benissimo, e allora non devo aggiungere altro. Poi c'è un bianco, e in questo caso avremo un Riesling, che adesso viene servito. Sì.
Altra curiosità, è un territorio che non si sa, ma è un territorio molto vocato per il Riesling, in zone particolari soprattutto. Si passa ad una Bonarda, che è il diciamo che è la tipologia popolare bandiera, è il nostro vino pop, certo. Lo chiamiamo il nostro vino pop, che tra l'altro è sempre di un'azienda di questa zona, Belcredi, e poi il nostro Pinot Nero, detto anche la brutta bestia, il Vitigno Pinot Nero, che viene interpretato in questo caso dalla Travaglina, che è qua vicino a, sì, Santa Giulietta. Anche non loro li conosco bene, ma io che sono di famiglia, quindi sono tutti ma amici. A me fa solo piacere. Tutti grandi produttori, veramente. E prima del finale, diciamo, amabile, che è col Sangue di Giuda, che è anche un vino che è bello raccontare, che sta trovando una sua seconda giovinezza. Ah, sì, sì. E abbiamo la bottiglia del Buttafuoco storico, vabbè, che è un 2015, perché ha tutta la sua storia, è un cru. E quindi quello è, diciamo, anche un altro nostro pezzo forte della quando collezione. Quando capita una bottiglia di Buttafuoco, credi a me, prendi e porta a casa, perché è una rarità. Senti, però, a proposito di rarità, c'è una cosa particolarissima lì di fianco. Di chi è quella bicicletta? Allora, se dovessi paragonare uno di questi vini a quella bicicletta che è là, in onore, anche oggi c'è la nostra presidente Gilda Fugazza, che è appassionatissima di ciclismo. Direi che allora il Buttafuoco storico potrebbe essere il campionissimo di questa perché quella è la bici di Fausto Coppi, c'è niente meno, ed è veramente lei. E qui c'è Gianfranco Trevisan, anche un collezionista potentissimo, dico io, di Padova, che gira il mondo con queste biciclette speciali che lui trova, recupera, certifica, scheda. Diciamo che c'è un disciplinare anche per le biciclette. Di Montù Beccaria ci ho messo la firma, facciamoci un bel applauso, va che pubblico, va che meraviglia. Allora, non mi resta che salutarvi in compagnia di tutti i nostri amici, ma ci vediamo domani alla tappa di Broni, perché qua ci avviciniamo all'arrivo di Stradella e il clima è fervente, è gioioso, è molto piacevole, è da Dillo a Dillo. Questo programma è stato presentato da Salumeria da Virginio, salumi di produzione propria da oltre 60 anni, a Stradella in via Battisti 58. Mago Car, carrelli elevatori, scaffalature industriali, logistica e servizi, a Borgo San Siro in via 2000 numero 7/bis. Fratelli Giovannelli, casalinghi, articoli da regalo, liste nozze. Siamo in via Nazionale 77 a Stradella, aperti anche la domenica mattina. Falegnameria Fortunati di Fortunati Giampiero, infissi in legno, PVC e alluminio. Porte, porte blindate, mobili, scale, ci trovi in frazione Casa Prestani a Lirio. Affiliato Tecnorete, studio giardini di Fabris Mauro, servizi immobiliari. Ci trovi in Viale Allea 17 a Stradella.
Azienda florivivaistica Mirko Truffa. Realizzazione e manutenzione di parchi, giardini e impianti per l'irrigazione. Chiamaci al 333 23 66 032. Fratelli Antoniotti Car Shop. Autoricambi e accessori per auto e moto. In via Civarri 17 a Stradella. Mazzocchi Gomme di Mazzocchi Antonio EC. Manutenzione pneumatici e servizi per la tua auto. A Broni, in strada Pavese 9. Vetreria Termovis. Vetrate isolanti, specchi, cristalli per arredamento, vetri antisfondamento e blindati. Via Sandro Pertini 29 e Stradella. Bar Buffet Stazione, biglietteria Trenord, aperitivi, paninoteca, ricevitoria, in piazzale Matteotti 1 a Stradella. Civico 62 di Andrea Vecchietti, pavimenti, rivestimenti, parquet, arredo bagno, via Nazionale 62, Stradella.